Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oggi inshallah vorrei parlarvi di un argomento molto interessante con il quale sicuramente abbiamo avuto a che fare. L'argomento in questione è il pettegolezzo e oggi andremo a vedere come rapportarci ad esso, ma prima vi racconto qualche aneddoto. Un giorno venne un uomo da Khalid ibn Walid e gli disse: un tale ti ha insultato. Allora il nobile compagno gli rispose: è la cartella delle sue opere, è libero di riempirla come desidera. Invece Awab ibn Munabih, un uomo, disse: un tale ti stava insultando. Allora con fermezza Awab gli replicò: ma Satana non ha trovato nessun messaggero oltre a te? Invece dall'imam Shafi venne un uomo per dirgli che qualcuno stava parlando male di lui. Allora il grande sapiente gli disse: se ciò che riporti è vero, allora sei un pettegolo, ma se ciò che racconti è una menzogna, allora sei un immorale. L'uomo, dopo aver sentito questa risposta, si vergognò e se ne andò via subito. Queste tre storie ci dimostrano come i pii predecessori, che Allah sia soddisfatto su tutti loro, reagivano con saggezza e fermezza con chi spettacolava, senza mai dare libero corso alla rabbia o all'ego, come spesso succede nei nostri giorni. Infatti, spettacolare è fare il lavoro del maligno, distruggendo rapporti interpersonali e avvelenando l'animo di chi riceve tali parole. Per questo Allah subhanahu wa ta'ala vietò questa ignobile azione. A noi viene richiesto di fare come i saggi citati poco prima, quindi rifiutando di dare credito o spazio a chi vuole annerire i nostri spiriti ed evitando in prima persona di commettere questo grave peccato della lingua. Il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, disse ad un uomo che gli chiese di essere con lui in paradiso: garantiscimi di non peccare con ciò che hai tra le mandibole e ciò che hai tra le gambe, ed io ti garantirò il paradiso.